Pale, picconi e tanta buona volontà, lo hanno detto e lo hanno fatto. I volontari delle frazioni sono arrivati sul fronte dell'incendio ora in Morrone con mezzi propri e ben attrezzati. Il primo gruppo, composto da circa 20 persone, raccontarono da TG l'avventura. Basta andare con pale e picconi, serve buona volontà per salire su e spegnere, spiega il presidente del Sumona Calcio, Pier Giorgio Schiavo. Ma servono solo persone, buona volontà, salire su e spegnere, capito? Questa. Un report che arriva dalla viva voce di chi non si è comportato come un leone da tastiera, ma si è rimboccato le maniche e ha sfidato le fiamme. Riesci a salire fino su alla parcheggio della Chiesa di San Pietro, quindi su alle vicende. La strada è percorribile, quindi sui mezzi che hanno a disposizione Protezione Civile e quant'altro possono salire. Secondo me Protezione Civile, Carabinieri devono salire su, armarsi di buona volontà, prendere pala, picco come abbiamo fatto noi e spegnere questo fuoco. Però si può fare alla fine, comunque una parte l'abbiamo spenta, se continuavamo più jeep, più macchine, si spegneva. Ci Coordineremo. coordinano magari anche meglio dall'alto, qualcosa di meglio riusciamo a fare. Un altro gruppo è partito questa mattina alla volta del Morrone, al di là delle autorizzazioni e dei protocolli da adempiere in caso di emergenza.